sono Don Samuele Marelli, responsabile degli oratori lombardi. Un grande saluto all'oratorio di Leno, a tutti gli amici dell'oratorio, in particolare a Don Davide. Sapere, tu mi sorreggerai nei numeri, quanti oratori ci sono nella diocesi di Milano e soprattutto quanti teatrini o sale cinematografiche ci sono, che sono quasi migliaia, no? Allora, gli oratori in Lombardia sono più di 2.300, sono il 38% di quelli presenti sull'intero territorio nazionale. Molti di questi oratori hanno una sala cinema, teatro, chi più grande, chi più piccola, chi polifunzionale, ma sicuramente più della metà di questi oratori hanno comunque un'attenzione a questo campo. E quindi, grazie. Questo per dire che, per quanto riguarda noi tre, se non fossimo andato all'oratorio non avremmo fatto il mestiere che facciamo, perché prima Giovanni e Aldo hanno frequentato l'oratorio Sant'Andrea in via Crema a Milano, lì c'era un teatrino, cioè tuttora, no? E lì hanno visto per la prima volta, si sono fatti suggestionare da questa cosa. Perché non hai avuto vergogna di... perché ti sei speso per l'oratorio? Beh, intanto buon pomeriggio a tutti. Perché? La risposta è facile, perché l'esperienza che io ho avuto all'oratorio è stata una delle più significative, tra le più belle della mia vita, quindi come potevo rifiutarli? Tutti sapete che quando si è ragazzi, si è bambini, probabilmente si enfatizzano le sensazioni, le emozioni, però... quello è stato un luogo speciale dove mi ha accolto dai 6 anni fino ai 13 anni, per cui lì ho imparato un sacco di cose, ho giocato tantissimo, ho imparato le virtù cardinali, 10 comandamenti, però non me le chiedere, no? Non chiedevi a me però, va bene. Facciamo un patto. Lo fai bravo. E quindi è stato facile per me dire di sì, perché... poi magari lo spieghiamo bene, ma lo considero uno dei luoghi speciali della mia esistenza e auguro a tutti i ragazzi, i bambini di poterlo frequentare. C'è qualche problema ultimamente, però insomma... magari ci andiamo dentro anche in questo. Ecco, vado invece da Davide e gli chiedo, tu hai fatto una cosa speciale, cioè hai fatto questa cosa speciale quest'anno, che è stato esibirti nello stadio di San Siro a Milano, ma ad aprire il tuo show hai accettato che fossero delle band legate agli oratori, no? Attraverso il meccanismo di ricevere dei video, alla fine hai scelto 3 band, vedremo poi dopo il risultato di tutto. Ecco, vuol dire anche questa, cioè nel momento più forte della tua carriera tu hai deciso di fare un'apertura a una cosa come l'oratorio, ma perché? Perché nel momento in cui stai esagerando, esageri del tutto, dici tanto quando è che ricapita, se c'è da fare una cazzata la facciamo, se già che ci siamo ne possiamo fare 2, magari viene fuori una cosa intera che funziona. Non è stato uno scherzo prendersi questa responsabilità, è stata veramente una grande volontà, una grande... innanzitutto un invito, perché nel momento in cui c'è stata la possibilità di buttarsi dentro la campagna Cresciuto in Oratorio insieme ad altri testimonial, perché io sono qui con Giacomo, ma ricordiamo poi anche tantissimi altri, un certo Beppe Bergomi, calciatore, tennisti, cantanti, ce ne sono stati, no? Omar Pedrini. Diciamo che noi due abbiamo voluto mettere una freccia nell'arco per far sì che questo segnale arrivasse un pochino più lontano. Allora Giacomo ha detto: ragazzi, mi fate dei cortometraggi, mi fate degli assaggi video e io, se posso, vi porto al Festival di Venezia. Io ho detto: ragazzi, non stiamo a tirarla tanto lunga, quest'anno c'è di mezzo San Siro, mandatemi le vostre demo, i vostri, come dire, le vostre suggestioni, e i 3 gruppi più credibili che riusciamo a scegliere apriranno il concerto di San Siro. Quindi hai detto giustamente la patina, no?
il gruppetto dell'oratori, come dire. Ecco, no, il nuovo trasgressivo è a volte il ragazzo dell'oratorio che deve lottare contro un fiume di tanti luoghi comuni, magari artefatti nella trasgressione, e lui invece deve trovare quella che è la sua dimensione. L'oratorio è cambiato. Che cosa è stato per me l'oratorio? L'esperienza di, come dire, l'esperienza raccontata da Giacomo, che io l'ho già sentita anche altre volte, è assolutamente toccante perché è vera ed è quella che lo riempie ancora adesso di emozione. Nel mio caso l'oratorio è stato un non luogo, perché che me ha stato l'oratorio? C'era il luogo, c'era il campo dell'oratorio, c'era la parrocchia, c'era tutto quanto. Prima di me alcuni avevano fatto questa cosa misteriosa chiamata oratorio, che gli aveva permesso di andare in giro, visitare luoghi, andare al mare, andare in montagna, fare aggregazione. Nel mio periodo, per un motivo tecnico che io non so ancora, farò degli studi esegetici, ma non lo so, non c'era l'oratorio. Io sono cresciuto senza questa esperienza. I miei figli invece tutti e tre sì, in modo totale e entusiastico. Quindi diciamo che io ritorno in oratorio a 52 anni con questa esperienza, ed è stata un po' la mia vendetta contro il non luogo. E questi ragazzi che hanno aperto, poi ne parleremo, mi hanno dato veramente un'emozione incredibile. Il mio oratorio è stato veramente speciale. Raccontatemi perché il vostro oratorio è speciale. Nel mio oratorio c'è il posto speciale. È proprio in fianco alla chiesetta, con una porta a vetri che sembra dire entra. Qui puoi tracciare nell'aria delle linee e tutto quello che disegni prende forma. Stefano. All'inizio non te ne accorgi, ma i tuoi disegni prendono forma perché c'è qualcuno che silenziosamente fa in modo che il tuo potenziale diventi realtà. E l'esempio che ti dà è così forte da spingerti a fare lo stesso per gli altri, in modo che anche in loro nascano questa passione e l'apertura verso il prossimo. Quando ero più piccolo consideravo l'oratorio come il luogo in cui andare a divertirmi con gli amici, andare a catechismo soprattutto. Crescendo ho cominciato a frequentarlo più spesso, l'oratorio di Leno, tanto il gruppo adolescenti, ma soprattutto i campi scuola. Ho cominciato anche a considerarlo come un punto di ritrovo. Terminati i gruppi adolescenti, ho cominciato a pensare di poter fare qualcosa in più in questo posto, per cui ho creduto opportuno cominciare a fare l'animatore.